Antonio Occhionero, presidente dell'Aurora Aururi, mese di luglio, campionato praticamente finito, gioco forza dopo il Covid, voi l'avete chiuso praticamente a stagione, a metà, a tre quarti stagione, il primo posto in classifica, è stata un'annata strepitosa, bella, soprattutto perché in rimonta siete arrivati in vetta alla classifica, un primo posto che vi siete tenuti stretto nella parte finale in cui, fin quando si è giocato. Sì, infatti la classifica ci ha fatti arrivare per prima e appunto il campionato è stato veramente qualcosa di eccezionale, è bellissimo. Anche se abbiamo rispettato prima i principi che avevamo messo in campo e poi anche la classifica ci ha fatti arrivare prima. Avete studiato tutto a tavolino già dall'inizio, praticamente un anno fa, quando avete puntato su un gruppo già affiatato, inserendo tanti ragazzi, soprattutto i giovani da valorizzare, avete affidato la squadra a un allenatore importante che poi si è fatto rispettare in campo. Ma veramente qui voglio dirti che a tavolino non abbiamo studiato nulla, avevamo messo in campo dei principi, quelli sì, e dei valori da portare avanti, e quelli ci hanno fatto sì di poi veramente di far dimostrare ai ragazzi veramente dei campioni, cioè hanno messo in campo tutta la loro grinta, ma prima della loro grinta hanno messo in campo i loro principi che, diciamo così, noi siamo riusciti a farli trasmettere. La famiglia Occhionero è tornata in seno alla società dopo qualche anno, un rientro importante perché coincide con la promozione nel campionato di eccellenza. No, la famiglia Occhionero è sempre stata vicina, sempre in paese, a tutte le manifestazioni, a tutte le cose. Sì, è un traguardo che ci onora, però non è la famiglia Occhionero che ha vinto il campionato, ma è il paese e tutta la squadra. Sono stati dei campioni, dai ragazzi all'allenatore, dai miei collaboratori, dalla cittadinanza che è sempre stata vicina, dalla Prologo che c'è stata anche vicina anche loro, dall'amministrazione, insomma un po' tutti hanno voluto e desiderato questo traguardo. Finiti i bilanci, finita la gloria, la festa ovviamente per questa promozione, state già incominciando a pensare ovviamente per il futuro, siamo a luglio, un anno fa di questi tempi era già quasi tutto fatto, adesso invece piano piano ci sta cercando di rientrare nei meccanismi giusti. Beh, questo ci dispiace veramente perché vorremmo un po' anche far partecipe la popolazione di questo bel traguardo che siamo stati capaci a fare. Però vedremo e penseremo anche a quello da fare in futuro. Rimetteremo in campo le stesse tecniche, gli stessi valori, gli stessi principi dell'anno scorso, sperando che anche in futuro potrà arrivare questo traguardo che è arrivato quest'anno. Grazie Presidente.